Allora, buonasera a tutti. Che signore che si Allora, buonasera a tutti. Stasera qua è nata la necessità di fare questo dibattito per un evento estremamente grave che si è venuto a verificare nel corso del tempo da parte del nostro sindaco, che ha utilizzato delle vere e proprie offese rispetto a delle, come dire, ad una, io non parlerei manco di categorie, rispetto a degli esseri umani. Ma non è nella sua natura avere rispetto, non rispetta le istituzioni, non può neanche rispettare la persona. E quindi stasera questo dibattito verterà appunto anche sulla negazione dei diritti. Adesso io do la parola alla deputata di Articolo 1 del Movimento Progressista Democratico, Michela Rostan, in maniera tale che lei potrà spiegare e dire anche quali sono le condizioni che possono creare poi delle situazioni estremamente gravi in un paese. Grazie, io saluto tutti e vi ringrazio in modo particolare per l'invito questa sera. È una tematica particolarmente delicata quella di cui si discute, per cui più che, come dire, scendere nel merito, preferisco lanciare degli spunti di discussione che spero possano essere utili. Io parto sempre da una considerazione, che quando alcune persone tendono a minimizzare alcuni temi, tendono a minimizzare il problema dell'omofobia, della transfobia, significa che in realtà non vogliono riconoscerli, non vogliono riconoscerli, non vogliono affrontarli, però nello stesso tempo e in quel preciso istante iniziano a compiere dei veri e propri atti di discriminazione che noi dobbiamo combattere in tutte le sedi e in tutte le forme. E lo dico per un motivo molto semplice, molto specifico: su questi temi e su queste idee non ci può assolutamente essere neutralità. Non è vero, e non ascoltate chi dice che non esiste l'omofobia perché vuol dire che è omofobo, non ascoltate chi dice che il razzismo non esiste perché vuol dire che è razzista, un po' quando come in politica si dice che non esiste più destra o sinistra perché significa che in quel caso si è più di destra che di sinistra. Quindi attenzione, la neutralità su questi temi non esiste, e ben vengano iniziative come queste, impegno di tanti giovani come voi che ci mettono la faccia, gridano a voce alta quello che bisogna fare, ma soprattutto provano a rompere il muro del silenzio, perché guardate, parlare di questi temi è assolutamente importante, anzi direi fondamentale, ce lo dicono anche alcuni dati specifici. Il 17 maggio, come tutti sapete, c'è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, e in quell'occasione l'Arcigay ha presentato un rapporto. In questo rapporto si diceva che nel 2016 i casi di discriminazione di omofobia sono stati nel nostro paese circa 196, quindi rispetto al 2015 sono praticamente doppiati questi casi, e tra l'altro questi sono soltanto alcuni dei dati statistici presi in considerazione, presi dalle fonti giornalistiche e soprattutto prese dalle denunce che realmente ci sono state. Non sappiamo quanti in realtà si verificano nelle vite quotidiane di ciascuno e quanti in realtà non emergono proprio perché non vengono denunciati e quindi non sono portati alla luce. E noi su questi dati dovremmo attenerci, dovremmo basarci per un semplice motivo, perché questo rapporto poi ci dice una cosa ancora più importante, che 62 dei 196 denunciati provengono proprio dai rappresentanti istituzionali oppure da atti o documenti pubblici, a testimonianza del fatto che il problema discriminatorio nel nostro paese è un problema di cultura ed è ancora un problema di classi dirigenti. Però è anche vero che una coscienza positiva, una coscienza civile sotto questo profilo si sta sviluppando nella nostra nazione, e un primo passo importante a mio avviso è stata anche l'approvazione della legge sulle unioni civili. Certo è ancora poco, bisogna fare ancora di più. A mio parere è sbagliato ad esempio che sia ancora bloccata al Senato l'introduzione
l'introduzione del reato di omofobia è ferma dal 2013, fu approvata in Parlamento e invece poi si è bloccato. Cosa prevede l'introduzione di questo reato? Semplicemente la possibilità di poter allargare la legge Mancino del 1993, cioè di introdurre specificamente il reato di discriminazione e di istigazione all'odio e all'omofobia, quindi semplicemente la possibilità di avere, come dire, la possibilità di introdurre pene più severe chi compia atti di istigazione oppure discriminatori per motivi non solo etnici, razziali, di religione oppure di nazionalità, ma anche e soprattutto di omofobia e transfobia. E allora perché questa legge è ancora bloccata nel nostro Parlamento? È bloccata perché si discute sui limiti e sui margini della libertà di espressione, ma scusate, come può esserci possibilità di discutere sulla libertà di espressione quando qui semplicemente si tratta solo ed esclusivamente di atti discriminatori? E allora diciamocelo in maniera molto chiara, diciamocelo in maniera molto franca, purtroppo nel nostro paese c'è ancora un profondo problema culturale che va affrontato, perché la situazione tracciata è una situazione davvero impietosa. E allora noi dovremmo essere chiamati tutti a ragionare seriamente su questi temi, dovremmo farlo nelle scuole, dovrebbero farlo i nostri docenti, dovrebbero farlo le famiglie, ma dovrebbero farlo soprattutto i nostri rappresentanti istituzionali. Questo è il punto principale dal quale partire, questa è la chiave di lettura più importante. E allora come possiamo pensare di combattere ogni forma di razzismo e di omofobia? Possiamo pensare di combatterla contrapponendo a tutte le sottocategorie culturali un orientamento libero di pensiero. Soltanto con la libertà sana di pensiero noi possiamo provare a farlo, e possiamo provare a farlo soprattutto grazie al contributo, come iniziative appunto di questa sera, che a voce alta, anzi direi a voce altissima, provano a ristabilire un principio di lealtà e di correttezza che non deve mai mancare nel nostro paese. Grazie. Io volevo fare una proposta prima dell'intervento, poi mi è sfuggita. Ci troviamo in un luogo simbolico dedicato a Falcone Borsellino. Ieri erano 25 anni dalla strage di Via D'Amelio. E ci troviamo in una terra particolare, la nostra regione Campania sta bruciando in queste ore perché la stessa mano che ha ucciso 25 anni fa Borsellino è la stessa mano che ora sta uccidendo la nostra salute, poiché siamo in una piazza pubblica, in un luogo simbolico forte, poiché c'è stato un attacco anche ai simboli sul busto di Borsellino e sulla stele al giudice Livatino. Io credo che sia importante in queste iniziative civiche poter fare un minuto di ricordo delle stragi di Via D'Amelio, di tutte le vittime. Alziamoci tutti in piedi. Ok. Buonasera a tutti, io sono Ciro Pisano e sono il responsabile del blog di informazione libera ed indipendente ad altavoce.com. Io cerco di leggere, perché se inizio da solo ad esprimere tutto ciò che penso in questo momento, credo che il tempo non sia sufficiente. Per prima cosa voglio ringraziare tutti quelli che oggi sono qui presenti e che hanno raccolto il nostro invito a manifestare contro un sindaco che continuamente ricorre ad insulti omofobi e sessisti contro chiunque mette in discussione i suoi diktat.
Noi troviamo veramente intollerabile che un primo cittadino di un paese che dovrebbe rappresentare tutti noi continui ad apostrofare i propri avversari con espressioni inqualificabili che denunciano la sua cultura, che è chiaramente di stampo sessista prima ancora che fascista. Il sindaco di Caivano, Simone Monopoli, non può espletare il proprio mandato se pensa di sostituire ad un confronto democratico il sistematico ricorso all'insulto. In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad un crescendo di espressioni omofobe, ermafroditi, efebi, eunuchi, non uomini e da ultimo dalla sua consorte anche checche impazzite. Qui di impazzito c'è solo un sindaco che si regge su una maggioranza politica sempre più risicata ed è entrato in un tunnel da cui non credo uscirà facilmente. Ed ecco allora la sua reazione rabbiosa. Si è ormai chiuso in un bunker ed è in preda ad un delirio complottista. Il paese è allo stremo. Sono stati cancellati importanti servizi per il paese, i diritti sembrano non essere più una tematica attuale e non si riescono ad assicurare interventi indispensabili per l'intera collettività. Questo fallimento avrebbe dovuto condurre il sindaco Monopoli ad una riflessione sul suo operato e sulle sue scelte. Invece è prevalsa la solita logica della chiusura, di volersi trincerare nella casa comunale e di offendere gratuitamente tutti quelli che hanno un'idea diversa dalla sua. Noi pensiamo chiaramente che questa consiliatura sia ormai al capolinea e che Monopoli deve, se veramente ha nel cuore il paese, fare un passo indietro e chiedere scusa. Anche perché, adesso mi fermo un attimo per una digressione, il sindaco Monopoli deve smetterla di dire che non era sua intenzione offendere nessuno. E vi spiego anche il perché. Il nostro blog, che chiaramente descrive i fatti così come sono, senza mistificazioni e senza filtri, al di là di quella stampa prezzolata che lui stesso ha acquistato, come si fa in tutti i regimi. Esce un nostro articolo sull'organo interno di valutazione. Alle ore 18:30. Alle ore 18:32 il sindaco Monopoli posta sul suo profilo il maiale fa oink oink, gli eunuchi fanno oiv oiv. Lascio a voi pensare con chi poteva, a chi poteva ovviamente riferirsi. Poi ancora attacca questi pavidi ermafroditi, servi dei poteri occulti, che non sono altro che dei semplici ragazzi che hanno capito il disegno macchinoso e distruttivo che il sindaco Monopoli ha su questa comunità. Ancora esce un altro nostro articolo che il sindaco ovviamente cosa fa? Si rivolge alla sua stampa, quella stampa dice che la nostra è una fake news e scrive: sbugiardati gli efebi eunuchi. Con chi ce l'aveva il sindaco? A voi sempre le riflessioni. Restituendo solo la parola ai cittadini, che potranno così scegliersi un sindaco più rispettoso dei diritti e della diversità. Caivano è una comunità che ha sempre nella storia mostrato tolleranza, che non può essere offuscata da questi due anni di un sindacato che è il peggio di quanto potesse esserci. Caivano Democratica non consentirà mai più che questo paese abbia un altro sindaco fascista, omofobo e razzista. Infine, per non sembrare troppo della controparte, devo anche aggiungere un'altra cosa. Esprimo il mio profondo rammarico per l'assenza degli esponenti locali del Partito Democratico. La solidarietà non si esprime a chiacchiere sui social, ma si esprime manifestando qui con noi. Grazie.